Di nuovo? Repeat, please. Sì, Rav, io vedo il mondo che sta in distruzione. Sì, sì. Come posso usare quello che io percepisco nel mondo, portarlo nella decina e andare al di sopra della ragione? Insieme. Non ho capito. Mi dispiace, di nuovo. Domande di nuovo. Sta ripetendo il traduttore. Il fatto che il mondo si distrugga di fronte ai nostri occhi è chiaro. E questo è solamente l'inizio, vedrete cosa succederà. Ci sarà peggio di una guerra atomica, veramente sarà così. Tutto si distruggerà, solo in maniera che ci dà la possibilità, insieme con questo, di capire perché si distrugge, perché, verso quale futuro. E che questa distruzione non è che scappiamo dalla distruzione in vari tipi di direzioni, ma la distruzione sarà graduale per mostrarci come dobbiamo cambiare. Questo è quello che ci succederà e quindi dobbiamo imparare questo processo. Voi vedete, il virus non passerà e verranno altri tipi di problemi attraverso di questo. Ci saranno problemi nell'economia, nel lavoro sociale, che si rivolteranno a vari tipi e dovremo capire, insieme con questo, capire, spiegare alle persone cos'è che succede qua. Che questa mano invisibile del Creatore ci dà le condizioni perché cambiamo in una maniera buona. Adesso avrai centinaia o milioni di persone senza lavoro, disoccupate, e che si siedono a casa e che non hanno lavoro. Perché? Perché? Diciamo qualcuno che la donna non lavorava fino alla fine del XX secolo. In cosa lavoravano le donne? E quindi abbiamo bisogno di spiegare a tutti che il lavoro deve essere spirituale e il fisico è solamente per poterci dare le cose necessarie, quindi starà tutto bene e che il mondo si distrugga. Va bene? Io sono felice di vedere questo. Voi vedrete cosa succederà adesso. Tutti scappiamo dal virus, però per adesso abbiamo problemi che la società sta cambiando. La società cambia. Lo vedremo insieme. Va bene? Passiamo alla prossima parte.